Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Andrelink e benvenuti in questo nuovo mini spacchettamento. Oggi ho qui con me quattro pacchetti, di cui tre italiani e uno coreano, di Fragore Ribelle, Sintonia Mentale e Stile di Lotta. La peculiarità di questi pacchetti è che io fino ad ora non ho aperto nessuna di queste due espansioni, ma Fragore Ribelle sì. Quindi ho detto, perché non portare sul canale, dato che ho comprato a scatola chiusa questi quattro pacchetti su eBay, e non portiamo sul canale magari uno spacchettamento così leggero. Iniziamo intanto con Fragore Ribelle, che comunque sia ho spacchettato un box da 36 bustine per conto mio. Vediamo cosa esce. 1, 2, 3, 4 e via col trick. Non c'è nulla, mi pare di aver sentito. Abbiamo un Magikarpo, un Meditite, un Mirsery, Growlithe, che fa sempre piacere vederlo, un Impidimp. Energia ovviamente, Lampent, molto molto carino, miniera di Galar, Bronzong, questo è importante, bandana ardente e Rune Rigus, forte. Ce l'ho Rune Rigus ma non così, è un altro tipo. Comunque sia tra bandana ardente e Rune Rigus preferisco bandana ardente. Ho Sintonia Mentale e ho visto che ci sono alcune carte carine di Sintonia Mentale, tra l'altro aperto malissimo perché, hey, sono Andrelink. Facciamo il tricchetto. 3 e 4. Bene. Abbiamo un Karrablast di Sugimori, disegnato palesemente da lui. Fletchling. Oneage. Dratini. Questa ce l'ho. Reverse. Futu no, Reverse. Holo. Reverse è un'altra cosa. I Volantium Z. Ah, Città Polare. Questa non la conoscevo. I Pokémon che hanno 40 PS o meno rimanenti non possono attaccare. Interessante. Wynat. Carracosta, forte. Oh, Salazzle! Ho Salazzle psico, se non sbaglio io. Perché praticamente sì, il veleno lo fanno come lo psico. Mi sembra. Molto molto carina comunque sia. Speravo di trovarla effettivamente, fuoco. Non lo nego. Speravo davvero di trovarla. Anche se Carracosta molto molto carino. Mi ricordo ancora i tempi di bianco e nero quando si cercava Carracosta. Apriamo Stili di Lotta, che è il primo pacchetto di Stili di Lotta che apro. Ah, questo posso aprirlo bene. Niente, raga, purtroppo mi sono fatto male al dito, quindi non riesco ad aprirli bene. Vabbè, sarà per la prossima volta. Abbiamo Honedge. Scatterbug. Andaur, colpo singolo. Bello. Molto molto bello. Frillish, Silicobra. Ho visto diversi spacchettamenti di stili di lotta e alcune carte sono davvero interessanti. Ovviamente non mi aspetto di trovare nulla, anche se Tepig colpo singolo è molto molto carino. E Slowbro di Galar, bello. Molto. Mi piace tantissimo l'artwork. E chi l'ha fatto l'artwork? Mitsuhiro Arita, ovviamente. L'ha fatto Arita. Bello, Arita insieme a Sugimori. Vabbè, Sugimori perché più che altro fa i mugshot e quelle cose così, ma Arita, ragazzi, è geniale. Arita davvero ha uno stile particolare. Comunque sia, Tepig colpo singolo è molto carina, ma Slowbro di Galar è perfetta. Apriamo anche stile di lotta coreano. Non sono le prime carte coreane che trovo questo, ma il pacchetto sì. Perché una volta ho ordinato un lotto di 30-40 carte e c'erano quelle coreane. E non era specificato che potessero anche essere di lingue diverse. E vabbè, ragazzi, quando non va, non va. Mi dispiace. Forbicetta per le unghie e via. Si lavora con mezzi professionali. Questo non ho idea di cosa sia. Però, carina. Carina questa dietro, questa la tengo. Non che le altre le avrei buttate. Abbiamo ancora Andaur, un Cacturne, Rolicoli, una Giara Fornace e. Oh, ok. Ci sta? Mi sfugge qualcosa. 5 carte, no, è tutto. Però ragazzi, devo ammettere che le carte coreane anche sono quasi al pari di quelle giapponesi, carta velina. Davvero, le carte giapponesi sono molto molto più sottili rispetto a quelle italiane, o meglio, europee e americane. Comunque ci sta, dai. Insomma, pacchetto
Per quanto riguarda la rarità delle carte, non me ne può fregare di meno. Ho trovato Slowbro di Galar, che è la carta secondo me con l'artwork più bello in mezzo a tutte quante le altre. Ma perché l'ha fatto Rita? Sì, però ragazzi, dai, diciamocelo, a Rita e altri pochi illustratori Pokémon sanno realizzare queste opere d'arte. Che poi, se proprio vogliamo dirla tutta, il Charizard di Arita, il primo Charizard, non è granché come artwork, ha solo il valore. E se lo dice un fan di Charizard... Va bene ragazzi, comunque sia, lo spacchettamento finisce qui. L'ho detto, veloce veloce, giusto per farvi vedere queste espansioni che tra l'altro non ho mai aperto. Però devo dire che la carta che forse mi ha impressionato più di tutte non è una carta, ma un bigliettino da visita per andare sul sito. Let's go! Sì, let's go. Tra l'altro non capisco che carte stia tenendo in mano la tipa qua sotto, visto che non sono di Pokémon. Comunque sia, mi piace molto questo qui dietro, con le energie, non so perché, ma mi ha impressionato parecchio. Ragazzi, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Ovviamente in descrizione trovate il link per Instagram. Se ancora non siete iscritti, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!